Sì, 2 milioni di euro a favore dell'edilizia popolare, quali saranno gli interventi? Gli interventi si tratta di due interventi previsti nell'ambito del POR. Il primo riguarda interventi per diminuire il disagio abitativo anche nelle aree interne e sono per complessivi 26 milioni di euro, 26,2 per la precisione, e quindi sono interventi finalizzati al recupero di alloggi che sono finalizzati per risolvere i problemi del disagio abitativo dei comuni, anche quelli di aree interne. Poi ci sono altri 16 milioni che invece sono destinati prevalentemente per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Queste sono due misure molto importanti che sono, diciamo, a disposizione dei comuni calabresi per poter intervenire sul tema dell'edilizia popolare, quindi dell'edilizia sociale, quindi per colmare il gap che abbiamo per quanto riguarda in alcune aree territoriali il problema dell'edilizia per le persone svantaggiate. Su quali province saranno maggiormente incentrati? Essendo un bando, esso è aperto ai comuni, quindi ci sarà la possibilità di partecipare da parte di tutti i comuni, tranne quelli che sono iscritti nei programmi dell'agenda urbana perché hanno risorse specificatamente destinate allo scopo, quindi è un bando aperto ai comuni e quindi ci sarà una graduatoria di valutazione, quindi non ci sono aree specifiche a cui questo bando è interessato, ma sono per tutti i comuni calabresi. I tempi sono abbastanza veloci, noi prevediamo la pubblicazione entro 15 giorni dalla data dell'uscita del bando che oggi avviene, in modo tale che i comuni abbiano, con un formulario ben predisposto, abbiano la possibilità di presentare la domanda, tutto in formato elettronico, e quindi abbastanza velocemente si proverà a chiudere. Un bando che è stato riproposto, perché era già un bando del 2017 che era stato precedentemente annullato per questioni di tipo amministrativo, c'erano stati dei ricorsi che avevano prodotto un annullamento e quindi abbiamo incrementato le risorse. Aggiungo che ci sono altri 10 milioni che con una negoziazione a parte daremo all'ATERP per poter effettuare interventi di riqualificazione degli alloggi popolari in tutto il territorio calabrese. Va bene, prego. Grazie a voi.